oggi altro appuntamento incredibile della rubrica più amata del web, Competitive Stories, e oggi ho il piacere di avere alla mia sinistra il buon NBD Cosimo, un ragazzo che conosco da ormai 3 anni, possiamo dire, perché ai playoff ad Amsterdam a FIFA 18 doveva giocare, purtroppo, poi magari ne parleremo dopo, però è venuto, quindi l'ho conosciuto lì ormai è tanto tempo. Cosimino, prego, saluta pure. Salve ragazzuoli, salve salve, benvenuti in questo nuovo video del signor Matteo. Ecco, guardate come ormai un piacere. Ha preso dimestichezza, ormai ormai streamer sì. Incredibile anche lui. Poi raga, alla fine lo sapete, troverete tutti quanti i link vari nella descrizione del video anche di Cosimo. Quindi raga, senza perderci in chiacchiere, lo sapete, visto che di chiacchiere ne faremo abbastanza in questo video, direi di partire subito con le classiche domande che abbiamo preparato, le solite 5 mie più le 3 che sono le top prese da Instagram che avete proposto voi. Quindi partendo subito, una domanda molto semplice alla quale probabilmente hai risposto trilioni di volte, ossia: vado. Quando hai iniziato a giocare a FIFA? Allora, vabbè, ovviamente è una domanda molto frequente sia, diciamo, nei live sia in questo tipo di format. Ho iniziato a giocare a FIFA come ogni ragazzo, intanto c'è un temporale impressionante. Sì, vabbè, pure qua. Ho iniziato a giocare quando ero molto molto piccolo, tipo una decina d'anni fa, soltanto per divertimento come ogni ragazzo, diciamo giocando con carriere, insomma modalità offline. Per FIFA 10 riguarda. Quindi più o meno. Esatto, FIFA 10 più o meno. Ok. Quindi diciamo si sono susseguiti diversi anni in cui ho giocato, diciamo, carriere, queste modalità. Okay. Prettamente offline, facevo ogni tanto tornei con amici, ma totalmente perdi tempo. Però già avevi capito che... Sì, però già avevo capito che c'era un talento, fra virgolette, ecco, in me, perché vincevo tutte le partite contro chiunque. Okay. Quindi già questo faceva intravedere belle cose, fino a quando non è stata introdotta la Weekend League sul 17. Esattamente. E, diciamo, anche preso dall'esempio di Daniele Principe, che comunque fece un'annata impressionante, penso un po' come la maggior parte degli italiani, diciamo che questo avvenimento ci fece aprire gli occhi e ci in qualche modo illuminò di questo mondo che era appena sbarcato in Italia, e di conseguenza là, diciamo, mi misi più con impegno, giocando tanto 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 Weekend League, amichevoli, cose varie, migliorare le mie prestazioni fino a, diciamo, a ottenere ottimi risultati come fuori classe 2/1, diciamo. Okay. Per il primo anno. Mm-hmm. Poi su 18, ovviamente, con l'aumentare dell'esperienza, della consapevolezza di essere molto bravo, mi spinsi oltre da fare il fuori classe 2/1, arrivare a fare una top 100 a dicembre, e da dicembre fino a fine anno praticamente ho fatto una ventina di top 100, cioè una quantità impressionante di top 100 di fila, fino ad arrivare a un passo dalla qualifica al playoff dei mondiali, sfortunatamente perdendo l'ultima partita di quella Weekend League che permetteva ai player di accedere al playoff, perdendo l'ultima partita non ci riuscivo. Purtroppo anche per cause un po' esterne, che non ci va ad andare a ricordare. Sorvoliamo. Beh, pensa che in una puntata precedente Diego ha detto che lui ha iniziato a giocare su FIFA 97, cioè pensa te. Cioè non sapevo neanche che cos'era FIFA 97, e neanche su computer, ha detto su PlayStation 1. Io ho iniziato su FIFA 98 su computer, ma su FIFA 97 mi sembra un po' eccessivo. Impressionante, 96, ma ancora nato Diego. Sì, infatti sì, penso che si ciucciava il dito. Comunque, detto ciò, sì. Seconda domanda, lo saprai, no? Insomma, come lo sappiamo tutti quanti, che ogni anno purtroppo FIFA è praticamente, penso, uno degli unici giochi al mondo che cambia da totalmente, poi non è che dici vanno a cambiare due o tre cosine, no, va a cambiare totalmente ogni anno, e quindi fondamentalmente ogni anno dobbiamo stare lì a reinventarci, no? Certo. A cambiare un po' il nostro stile di gioco. Però, nonostante questo, se tu lo potessi, insomma, e lo volessi descrivere agli altri, a chi ci segue, eccetera, quali sono le caratteristiche del tuo gioco? Allora, le mie caratteristiche principali sono un ottimo switch in fase difensiva, che mi porto dietro da sempre, in pratica, sin dai primi tocchi con la palla virtuale ho, diciamo, sviluppato questa mia abilità nel saper difendere molto bene, molto anche precisamente,
con switching ben, diciamo, ben fatti in tutte le zone del campo, quindi sicuramente uno dei miei punti forza è lo switch in fase difensiva e il saper, diciamo, girare palla con calma in fase di costruzione per poi accelerare negli ultimi metri, insomma. Vero, infatti a me piace parecchio come giochi tu, a parte perché giochi simile a me, però rispetto a me magari fai pure più skill, quindi sei, sei una versione avanzata. Sì, tipo tu elastici eccetera, cose che sto imparando perché quest'anno probabilmente workeranno parecchio. C'è Olli che mi martella tutti i giorni, oggi elastici, domani doppi passi e a martello. Si potrà skillare perché quest'anno di skill zero sotto zero proprio. Sì, no, quest'anno sicuramente un minimo in più di skill le vedremo, non c'è ombra di dubbio. Ho sentito che tu la beta, non ho capito se non l'hai proprio aperta o l'hai aperta poco, ma insomma... Hai capito bene, non l'ho proprio aperta. Ah, ok, cioè, non l'hai proprio aperta, però quest'anno calcola che si potrà skillare sicuramente un po' in più. Bene, archiviata questa, a un parte stavi un po' già rispondendo prima, ossia quando hai capito effettivamente che da giocatore competitivo potevi diventare poi un giocatore professionista? Allora, come detto prima, diciamo quel distacco che mi fece capire... che era un player al di là della media complessiva dei giocatori sia in Italia sia all'estero. Il distacco avvenne tra il 2017 e il 2018, che feci la mia prima top 100 in pratica su 18, appunto. E da allora poi susseguirono un botto di risultati simili nelle settimane successive. Feci tante top 100 di fila e già là capì che ero oltre la media. E, diciamo, in Italia c'erano in pochi che facevano questi risultati, quindi già da allora intravidi la mia qualità che andava oltre la media. Forse poi da lì, ovviamente... su FIFA 19 poi la consacrazione definitiva, va, perché magari su FIFA 18 hai fatto quei risultati, su FIFA 19 vedevi che comunque li stavi rifacendo dall'inizio e poi FIFA 19 hai fatto un'annata, esatto, un'annata facendo 5 eventi internazionali e perdendo 8 volte al round decisivo in altre 8 qualifiche, quindi potevano essere 13 eventi. Sì, potevi aver fatto la stessa annata di Tex praticamente. Sì, un po' di sfortuna c'è stata, però anche fortuna in certi momenti, quindi la palla è rotonda, purtroppo lo sappiamo. Esattamente. E proprio in tema di eventi eccetera, la prossima domanda è relativa a qual è il risultato più importante che hai ottenuto, ma non necessariamente perché magari sai a uno sei arrivato terzo e a un altro sei arrivato quarto, quindi sei arrivato terzo, quello è il migliore, no, magari quello che ti ha lasciato anche delle emozioni, sai, qualche ti ha lasciato qualcosa dentro. Allora, sicuramente il playoff l'anno scorso mi ha lasciato una bellissima emozione, perché ovviamente arrivare a un passo dal mondiale ha il suo effetto. Però diciamo che l'avvenimento, che sia per risultato finale sia per emozioni vissute, mi ha lasciato un'impronta indelebile, è stata la Food Champions Cup dell'anno scorso ad Atlanta, tipo verso febbraio, fine febbraio. E in primis perché la location era impressionante, in America, quindi già là parti, diciamo, con un piede avanti. Gasato con un piede avanti. Poi, per come andò quell'evento, fu impressionante, perché persi ai quarti di finale contro Rasta Arthur, però ebbe una sfiga che veramente, se avete visto, cioè se vi ricordate, fu inimmaginabile. Cioè l'andata la vincevo 2-0, ma potevo essere benissimo 5-6 gol sopra Rasta Arthur. Purtroppo poi prendo il gol al 90esimo, 85esimo, barra 90esimo, mi ricordo, e ritorno, prendo due kick-off, da vincere 6-0 fui eliminato così ai quarti di finale. Sì, molto sfiga. Chi c'era a Berlino che ci aggiornava sui risultati? Mi pare che venne qualcuno a vedere playoff, o sbaglio? Sì, venne gente di Pro 2B, insomma. No, mi pare che c'era qualche ragazzo che ci segue, che venne a guardare il torneo a Berlino, che ci diceva che, insomma, eri stato proprio scammato pesantemente in quella partita. Ah, ma questo è playoff? Cioè, parliamo di playoff a Berlino? Sì. Là, vabbè, ovviamente, altra... Perché pure playoff c'è stato scammato pesante, mi pare. No, là proprio inimmaginabile ciò che è successo. Mi pare che tipo zero tiri e poi all'unico tiro perdessi, una cosa del genere. Allora, invece la playoff, l'andata contro Iago, parlo degli ottavi di finale, contro Iago, l'andata finì 0-0, facendo già in quella partita 6-0, quindi già là meritavo qualcosa. Esatto, quella dico. Molto, anzi più. Il ritorno,
perde 1-0 al 93esimo su rimpallo, con le statistiche finali che parlavano chiaro, cioè tipo 8 tiri a 1. Quindi un tiro in due partite, io ho 13 in due partite, persi 1-0 in totale. Quindi diciamo che... Ma è una gioia, come magico. Al solito. E vabbè, che dobbiamo fare? Purtroppo lo sappiamo, che gioia e dolori, no? Bravo. E ultima domanda di quelle che fanno parte del mio pacchetto, alla quale già hai risposto in parte, ossia hai detto che Daniele è stato quello che insomma un po' ti ha ispirato, no? nella community italiana, però oltre a chi ti ha ispirato diciamo all'iniziare, c'è qualcuno sia in Italia che all'estero eccetera che in qualche modo ti ha dato un input nel dire cavolo, questo stile di gioco mi piace, potrebbe essere uno stile di gioco che posso sviluppare anche io e magari migliorare? Allora, diciamo che dal punto di vista italiano ci sono tanti player che ammiro, anche per quanto riguarda il, diciamo, il movimento in generale, come si muovono sui social e tutto, quindi già quella è una fonte di ispirazione importante nel, diciamo, nel nostro mestiere. E poi ovviamente ammiro anche player italiani per la loro bravura in game, ma sicuramente coloro che mi hanno lasciato, diciamo, quel pensiero che dice cazzo, cioè so forti, cioè devo imparare da loro, sono stati, magari può essere banale, scontato, ma sono stati vari Tex, soprattutto l'anno scorso in cui l'ho visto dal vivo giocare, perché andavo agli eventi con lui praticamente, e vedevo che proprio era... Cioè non era normale come soprattutto si destreggiava nello stretto, con quale visione di gioco, con quale riflesso proprio. Si vede che c'è un talento proprio predisposto dalla nascita per fare questo mondo, insomma. Poi c'è anche Maestro Squad, che l'ho anche affrontato in due eventi. Mi è andata anche bene entrambe le volte. Però da ciò che proprio si nota da lui, che qualsiasi cosa succede in game... lui rimane sempre calmo, ti ghiaccio, cioè magari può trasparire quel senso, diciamo, di arroganza lui ogni tanto, però è quel, diciamo, quell'atteggiamento che sì, magari può sembrare un po' arrogante, ma nello stesso tempo ti rende anche sicuro di te stesso in certi momenti, sì, quindi l'autostima è importante. Sapere sempre cosa fare in qualsiasi momento. Bene, concordo pienamente. E passiamo invece alle ultime tre, quelle del popolo. E il popolo come prima domanda chiede: qual è stata la reazione dei tuoi genitori quando hai comunicato che questo ormai stava diventando un lavoro, o comunque volevi provare a farlo diventare un lavoro da una semplice passione? Ok, allora, questa è una bella domanda, perché non è banale che la tua famiglia ti appoggi in questo mondo nuovo praticamente, quindi bisogna avere tanta fiducia nel sottoscritto. E per fortuna posso dire che la mia famiglia mi ha sempre appoggiato in tutto, quindi non ho avuto, diciamo, ostacoli o barriere nel realizzarmi in questo mondo fino a diventare un giocatore professionista. Quindi per fortuna ho sempre avuto un appoggio tale da sentirmi sempre in qualche modo spinto da loro in ciò che facevo, quindi sì, assolutamente no problem. E invece una domanda che forse magari a qualcuno ha messo ansia quando gliel'ho fatta, e magari quando ci penso io mette ansia anche a me. Sì, una volta appeso il pad al chiodo, sì, cosa credi di fare? Quale pensi che sarà la tua strada? Sempre all'interno del mondo e-sport, dal di fuori, insomma, c'hai qualche progetto già in mente? Ok, allora questa è un'altra bella domanda. Diciamo che ci sto pensando in questo periodo, soprattutto perché ho intrapreso ormai costantemente la strada anche da streamer oltre che da pro player, quindi diciamo che sono due strade che vanno pari passo, certo. Di conseguenza magari il ruolo da pro player ti può durare fino alla soglia dei 30, massimo 35 anni, finché, diciamo, il tuo cervello te lo permette, però è importante anche costruirsi un futuro in questo mondo. E come poter costruire questo futuro? Appunto grazie alla strada dello streaming, che ti permette di essere costante e duraturo anche nel tempo, una volta che magari appenderai il pad al chiodo, no? Quindi è importante avere costanza, un po' consiglio a tutti, avere costanza nello streaming oltre che essere bravi. Ormai in questo mondo essere soltanto forti non serve a niente. Sì. Sì. Perché se sei bravo, io lo dico sempre, se sei bravo ma non lo sa nessuno, è inutile. Bravo. Quindi a meno che non sei Tex, che appunto è bravo, eppure se non lo sa nessuno, però è difficile, che vincendo poi bene o male lo sai, quindi comunque ti fai soldi, esatto, con il prize pool, è difficile. Esatto. Ultima, che sempre insomma un po' si ricollega anche alla seconda, invece qualche consiglio che tu ti senti di dare a chi
insomma, vuole intraprendere questa strada, questo percorso. Ok, allora, consigli sono umiltà, dire sempre devo migliorare su quello, su quello, su quello. L'altro consiglio è costanza, ovvero ovviamente ci serve tanto tempo per migliorare in questo mondo, quindi serve tanta costanza nel giocare tanto. E poi un'altra cosa fondamentale è che ormai c'è uno strumento che tutti quanti usano quotidianamente, che è Twitch, che ti permette di osservare i migliori player al mondo che streamano e tutto, quindi guardare tanto i pro che streamano per capire bene dove sbagliare, dove migliorare, scusami. Certo. Quindi è importante questo, molto molto importante. E poi ovviamente se sono rose fioriranno, cioè tutte queste cose abbinate ti possono portare ad avere già i primi risultati. Però mai abbassare la guardia, perché bisogna sempre migliorarsi, sempre. Esatto, poi questo è un mondo che ti mangia da un momento all'altro. Beh, quindi bisogna sempre essere sull'attenti. Basta un annetto fatto al di sotto delle proprie potenzialità, sì, che finisce tutto. Sì. E niente, così mi, alla fine te l'ho detto, è volato. Guarda caso, proprio il tempo che ci eravamo detti, le domande sono finite. Quindi io ti ringrazio per essere stato qua in questa fantastica rubrica. Ti auguro in bocca al lupo per la stagione, ovviamente, che ormai non so quando uscirà il video, quindi non so se alle porte o è iniziata da poco, però comunque fondamentalmente sarà iniziata. E mi auguro, perché ho visto che sei uscito dal team Romagnoli, troverai qualcuno che punterà su di te, perché sicuramente farà un ottimo affare. E raga, trovate quelli che sono i suoi link tutti quanti in descrizione. Io vi saluto. Cosimo, se vuoi salutare. Certo, vabbè, Matte, grazie a te per questa bella rubrica e anche per i complimenti e l'incoraggiamento. In bocca al lupo anche a te. Crepi. E insomma, ci becchiamo sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime live. Esatto. Nelle prossime live, dai. Sapete, voi trovate ogni giorno me in live, anche Cosimo, vi ripeto, link in descrizione, su Twitch, qui su YouTube ogni 2 giorni un video, quindi sapete dove trovarmi. Un salutone e buona giornata, raga, peace.